Claudio Chanamé, una partita veramente emozionante, decisa nel recupero, e direi che voi avete molto da recriminare, perché sicuramente la vostra squadra ha avuto tantissime possibilità per andare in vantaggio. Sì, è stata una partita per noi che si era già incanalata sui binari giusti. Purtroppo il primo tempo abbiamo creato molto, ma non siamo riusciti a portare a casa niente. Il secondo tempo, diciamo, è stato anche un secondo tempo un po' particolare, noi un pochino sottotono, la Massese cercava un attimo di limitare i danni, e poi, come succede nei finali, quando cerchi di vincere una partita c'è anche il rischio di perderla, e così è successo. Peccato, perché venivamo da tre sconfitte consecutive che in chiave playoff, diciamo, non danno un gran morale. Allora, diciamo che la partita poteva essere decisa da quello che secondo noi in tribuna è stato un errore clamoroso dell'assistente di destra, per chi vedeva la partita dalla tribuna. Vista dal campo, secondo te era in posizione regolare il vostro giocatore, oppure era in fuorigioco come hanno, diciamo, un po' visto tutti? Sinceramente io ero dall'altra parte, non mi sento di dire che era regolare o no, quindi penso che voi dall'alto avete visto meglio di noi. Non ne avete parlato in campo, tra voi? Noi ci abbiamo pensato semplicemente a fare la nostra partita. Sicuramente dopo il fallo era chiaramente da espulsione, nel momento in cui c'è stata la svista arbitrale. Purtroppo spesso succede, come è successo a noi con la Colligiana, che il guardalinee si è fatto male, abbiamo preso gol, quindi può succedere, ci dispiace, però purtroppo il calcio è fatto di episodi, a volte a favore, a volte a sfavore. Adesso per voi ci sono i play-off, per la Massese i play-out. Facci una previsione per entrambe le partite. Guarda, previsioni preferisco non farne, preferisco fare un in bocca al lupo alla Massese e un in bocca al lupo a noi, perché diciamo che la Massese non si merita, diciamo, la classifica che ha, e neanche di retrocedere, per cui faccio un grosso in bocca al lupo alla Massese e speriamo che noi riusciamo anche a portare a casa questi playoff. Voi avete avuto un grandissimo diciamo tre quarti di campionato, poi cos'è successo? Sembravate proprio la indiziata prima a dover, diciamo così, arrivare in testa in fondo alla classifica, e c'è stata questa grande rimonta del Gubbio e praticamente il vostro crollo. Ma noi abbiamo avuto un crollo dalla partita contro la Colligiana, in cui, diciamo, ne abbiamo subiti tutti i colori, dall'infortunio dell'assistente a rigori inesistenti a espulsioni inesistenti per 3-4 giornate. Ci siamo ritrovati nella fase più importante, dove 8 giocatori non erano disponibili, per cui, diciamo, non essendo una rosa ampia abbiamo un po' pagato questo, mentre il Gubbio si sa che ha avuto una rosa ampia sempre al completo e ha avuto opportunità di addrizzare le partite in corsa. Però mi sento di recriminare niente, perché abbiamo dato il massimo e purtroppo non è andata bene, però adesso noi abbiamo ancora queste due partite di playoff, perché noi ne consideriamo due, perché questa la vogliamo vincere per poter riscattare questo finale di campionato. Benissimo, grazie.